Hi guys, siamo Leon The Limits, io sono Lelouch e io sono Shiva e oggi siamo ritornati su Clash Royale. Allora, come abbiamo detto dal video precedente, oggi ci sarà l'amichevole con Shiba. Come vedete qui c'è il telefono qui sopra, infatti è pronto per l'amichevole. Noi faremo due sfide su tre, chi perde farà la penitenza. Due sfide su tre, facciamo tre sfide, chi ne vince due vince, coglione. Coglione, è quello che volevo non dire. Non sai parlare. Facciamo tre partite, non sai parlare. Chi ne vince due ha vinto, chi ha perso fa la penitenza. C'è la gente che già ha chiuso il video e ha detto, ma ti regalo un vocabolario idiota di merda. E chiudo il video. Detto tutto ciò, oggi sono con gli occhiali, ma calzomene. Oh, Harry Potter. Sfidiamo Shiba. Intanto doniamo perché io sono un bravo ragazzo. Vai, vai, richiedi sta amichevole, zio porcone. Questo è il mio deck. Anzi, non me lo faccio vedere perché... Io lo conosco il tuo deck. Pronto? Vada, io sono pronto qui. Minchia, Lelouch, accetto o non accetto? Accettiamo, va. Ragazzi, tre partite, chi ne vince due su tre? Oh, aspetta che non mi si carica, sto stronzo. Oh, aspetta. Sei pronto? No. Aspetta. Riprova l'accesso, mi ha detto riprova. Oh, sei uno ti stronzo. Sto aspettando, guarda, eh. Ma l'immortacci tua. Signori, il tronco è diventato un must. Dai. Sì, vabbè. Mandaci magari a Cariola mentre che ci si. Non ho capito. Non devi capire purtroppo. Mandaci a Cariola. Vai, dai, colpisci. No, minchi bonus. Sì, vabbè. Hai visto gatti? Quel spirito del ghiaccio ribelle. È uno stronzo. Ha saltato il tronco. Allora, raga, io sono per ora in vantaggio. Per ora. Vedere che cosa è. Ok, posso. Ma ti mando il domatore. No, fa un culo. Aspetta, io mi prendo il telefono, dovete che mi ascolto. No. No, quello me lo smaciulla il domatore. Ma dai. Sì, vabbè, non si è sentito quella del mini pecca, ma va bene così. Guardate i danni del mega sgherro. Ragazzi, i danni del mega sgherro. Mamma mia. Che penitenza. No, non ce n'è penitenza, non l'hai detto. L'ho detto. Te ne sei uscito oggi con la penitenza. No, io l'ho detto. Io ho detto chi perde, facciamo tre sfide. Guarda, fanno pure il tifo per te. Fate tifo, raga. Bastassi, Caini. Come? Sì, vabbè, zio porcone. Ammazza quel coso, come cazzo. Allora si chiama. Qua mi devo concentrare, ragazzi. Allora, raga, io sono il boss qui, perciò io posso fare. Vediamo che cosa mette. No. Fermolo. No, vaffanculo, vabbè, fammi danno. Sì, vabbè. Mi sta picando un po' culo, allora. No. No, il mini pecca mi ha dato il colpo. Porco il cribio. Ma ti sta arrivando talmente tanta roba. Dov'è quel domatore? Paparabam. No. No, un colpo. Ma vaffanculo, zio porcone. Dai, sì, vabbè, la madosca me l'ha lanciato. Sì, io ti lancio spirito del fuoco per difendermi, io pure con la mia intelligenza acuta. Intelligenza, però. Intelligenza acuta, ragazzi, sono super concentrato perché da quando hanno reworkato le amichevoli, diciamo. Tutto è più forte di io. No, ma io infatti avevo praticamente... gli scheri al 10. Ce l'hai al 9. Ma non è giusto. Io ho carte più potenziate delle tue, ma mi ritrovo praticamente con lo schifo più. Ed ecco qui la pastita del cazzo che me ne frega di quello che hai detto. Se lo lanciavo 2 secondi prima. Vai, Doma. Dai che questa è nostra. Vai. Sì, sta minchia. Come? Niente, non ti preoccupare. Raga, fa il tifo per me. Sì, vabbè. Amarosco. Sì, domani, no. Guardate il mega scherro. Ma vaffanculo, no. Ciao Shiba, ci siamo visti. No, sei un figlio di... Boom, bitch. All I do is win, no matter what.
prima vittoria per noi. E si continua ancora. Ilelush sempre in top. Dai, vai con la prossima. Raga, tenete forte il tavolo dove siete messi. O sì, ma se non muovi magari siete, il tavolo, non muovi la telecamera. Non ti preoccupare, magari, c'è magnitudo 8. Magnitudo 8, c'è. Ma cioè, io partirei. Attenzione, la combo Valkyria Domatore. Zio porcone. Valkyria Domatore, se mi resta in vita. Ecco. Ma la vuoi? Sì, vabbè, la Madosca mi ha lanciato ora. Io ti ho fatto una combo, dai, non ti ha lanciato, ma caro creatore di questa gran bugia di. Esci si sgherri. No. Dio porco. Madonna. Quel mini pecca. I danni del col prosciutto. I danni del mini pecca. Signori. Un danno tu faccio un cazzotto. Mamma mia. Questo si chiama Shiba in the Rosic. Pure ma dai, ma vaffanculo. Dio buono. Ma porco San Crispino, dai. Non gli diamo spazio, ragazzi. Non gli diamo spazio. Dai, butta sto domatore. Che minchia guardi, vaffanculo. Io non ti guardo. Però immagino, la combo che hai è questa. Sì, sì, immagina. Puoi. Immagina. Poi. Sì, Vicky mi sta scappando. Ti mi ha fatto un buon dalla testa, che non mi tocca andare. Dai, no. No! 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 Ah! Si è salvato per culo, ragazzi. È brutto vedere tutti i mini cascheri scoppiare come dei cani. Vero? Sì. Due ore persone che mi scrivono su WhatsApp. True story. Vuoi vedere una true story vera? Bitch. Quando ti ammazzo così. Dai Valkyria, torna indietro. Dai zio porcone. Come? Zio porcone. Non muore nemmeno. Ma chi è Terminator, Dio santo? Ragazzi. Ma che cattiveria. Ma rilassati un pochettino, dai. Gol. Ma fai il bravo. Rilassati. Mi è crashato. Che pezzo di merda. Io la conto come vittoria perché... No, non è vero. Ragazzi, non è vero. E crashato. Si è spento il telefono. No, non si è spento un cazzo. Non si è spento un cazzo. Non è vero. No. L'avete visto? No, no. Si è spento. No, non vale. Non vale. Avevo vinto. Dai, cazzo. Dai, perché ti voglio bene. E sei mio fratello, ti do la rivincita. Però... Se vinci tu, ce n'è un'altra. Se vinco io, fai la penitenza. Già. Nel frattempo richiediamo pure la scarica, perché... Aspetta che te la dono, fammi entrare. Ma perché te la dono poi a te? Che mi hai appena fatto perdere, io non ti dono niente. Che possiamo fare come penitenza? No, lo scrivono loro nei commenti. Se non scrivono niente, grazie tu. Ci sto. Nei commenti scrivete la penitenza che sarà fatto il video con la penitenza di Shiba. Se non scrivete niente, niente penitenza. E Umberto, tu che stai guardando il video, appena scrivi qualcosa io ti vengo a cercare a casa. E appena tu scrivi qualcosa io ti prendo e come minimo ti abbraccio. Amichevole. Ammazza. Terza amichevole. Già l'abbiamo battuto due volte. Non è vero. La seconda volta si è ritirato perché è il Rosic. Però il deck non lo cambi, eh. Sai che con questo deck perdi e non ne ho altri deck. Non lo cambi. Non ne ho altri deck, prosciutto Calimero. Guarda come parte aggressivo lui. Guarda, guardatelo. Dai, San Crispino, il toro e il vino, cazzo. Se quel mini pecca mi prende la Valkyria, ecco, un altro colpo. Ando su uno stick. Guardate il mega sgherro, ragazzi, il mega sgherro. Che must di carta, che OP di carta. Tu guardi il mio attacco? Bene, splittiamo. Un arciere di là, un arciere di qua. Ma cosa? Che cazzo sei, Gesù, che ti di pane? Mo vedi come ti divido la torre.
Gli do un pugno in faccia per me. Vai via, vai via, vai via! Via mono! Il mini pecca OP. Il mini pecca OP. Mini, quella spada se gliela ficchi in culo prende gli fa da vibratore. Questo possiamo fare così. Dici mini. Questo facciamo di così. Dai. Ma qua i danni li abbiamo presi. Ma spaccalo! Non sono danni. Tanto è no, su Freddy Mortadella. Io so. Freddy Mortadella. Cosa? Su Freddy di Mortadella. Ora lui mi manda gli scherzi perché è uno stronzo, vedi? Però che cosa succede? Che se io butto una scarica più quello che è morto, i tuoi sgherri te li puoi ficcare su per il. E si prende i danni, ragazzi. Ci sono le censure anche per me, si come se c'erano i danni. Cosa vanno, ragazzi? Aspetta, remember the name I forgot. Remember the name? Alucard? Ci sono anche per me le censure. Ok, allora inizia a prepararne una perché appena aperto ne esce una di quelle favolose. Dai! Allora tu non hai capito. Carogna. Ma che cosa è successo? La testa ti mangio, il cuore ti mangio. Guardate il mini pecca! Madonna, il mini pecca, ragazzi! Dai, ma dai! Tutto, non gli diamo spazio. Ma non ti faccio tristallare un po'. Non gli diamo spazio. Dai, Topo Gigio. Dai, non ti fare tristellare. Chi cazzo è quello? Bloccatelo, non è nella lista. Un corvo, nella blacklist. Un altro. Dai! Oh, bitch! Quella puttana. Fanculo. Ci colpa come. Chi cazzo è che ha inventato? Come cazzo si chiama quello che ha inventato i telefoni? Creatore 3. Ma come cazzo? Ah! Oh coglione. Come si scrive? Ah, andiamo sul gioco e scriviamo alla Supercell. Porco Gengis Khan. Mi scrivo pezzi di stronzi. Mi fate perdere le palle. Ma stai facendo bene. No, per Findus, sai? Per Findus? Sì. Non sa accettare le sconfitte, ragazzi. Non sa accettare le sconfitte. Hai perso. E nei commenti, quando ci sarà la punizione, mi dispiace, caro mio, ma lo farai. Per i fan. Anzi, a proposito, ci tenevo a dire che abbiamo lasciato un po' il canale. Sempre per lo stesso discorso che io ho detto la volta scorsa, che io lavoro, lui fa scuola, abbiamo impegni. Ora sta settimana oppure non siamo. Non abbiamo avuto tempo per registrare video completamente, perché proprio un mese completamente pieno. E queste due settimane saranno anche peggio perché devo lavorare con la scuola. Esatto. Però io fino a giorno 7, se non mi sbaglio, o il 15, sono libero. Quindi ogni qualvolta che Shiba tornerà dai suoi corsi o comunque ci sarà tempo, registra. Grazie Nick per le scariche. Nick, vai a guidare il bus e non regalare con niente lui, va. E registrerò anche, continuerò anche le altre serie come su Oz e quant'altro. Quindi senza dire nient'altro possiamo chiudere quel video. Io ho un messaggio per Nick. Io ho ovnato. No, che cosa chiudi il video? Aspetta, un messaggio per Nick. A posto di donare le scariche a questo stronzo di Lelo, vai a guidare quel bus, dai, che non te lo guida nessuno. I love Nick, come sempre, sui commenti hashtag. Quindi, il video si può chiudere qui. Se vi è piaciuto, ovviamente, lasciate un like. Condividete, naturalmente, iscrivetevi. Se volete. On the limits. No, se volete, dovete. Dopo viene a prendere a casa, dopo questa perdita vi Oh, ricordati scrivere. Che avevo Jambu Killer. Porco Jambu coglione. Comunque, on the limits, vivi al limite. Ciao. Sì, certo. E io invece che cosa trovo? La mia cosa più leggendaria, che cos'è? Lui trova il Power Gem. Trova i 5 euro del fratello per comprare le gemme.